Polifemo speciale e a Roma una manifestazione di USB, la situazione dell'ex Ilva Taranto, la situazione di Alitalia, un corteo che si sta snodando, che ci porterà in piazza San Silvestro dove avverrà la manifestazione di protesta, di sensibilizzazione rispetto ai ministeri che non rispondono, e parliamo di Taranto, situazione ambientale, situazione occupazionale, il dramma dei lavoratori di Alitalia. E allora Rizzo, un momento particolare, l'Italia è unita, il grido di dolore che riguarda Taranto, che riguarda Piombino, che riguarda l'Alitalia fa sentire la sua voce. Sì, abbiamo deciso di aderire alla manifestazione dei compagni di Alitalia per dare un segnale, per dire che insieme possiamo scardinare questo sistema che purtroppo costringe noi a Taranto a vivere ostaggio di una fabbrica che continua ad ammazzare e continua a licenziare in maniera ingiustificata i dipendenti. E come dire, è in giro per l'Italia, come la situazione di Alitalia che è un po' la situazione madre di tutte le crisi italiane, in cui chi ne paga poi alla fine il prezzo sono sempre e soltanto i lavoratori. Il motto: lavoro, salute, dignità. Lavoro, salute e dignità sono le tre parole chiave. Sì, salute perché vogliamo un lavoro che non ci faccia ammalare, e quindi quella fabbrica non è compatibile con la città e con la salute degli esseri umani. Il lavoro perché vogliamo un'occupazione sana come prevede l'occupazione. E la questione del... è la questione della dignità, perché per troppe volte ci hanno, come dire, calpestato e stanno tentando anche adesso di sfilarci la dignità. Proprio su questo noi oggi, come dire, vogliamo dare un segnale di unità a tutti i lavoratori, perché crediamo che la speranza di l'unica speranza di questo paese sono i lavoratori, sono coloro che portano avanti l'economia della nazione, sono coloro che, in cui, come dire, risiede ancora la speranza di un cambiamento vero. E qui il bagno di folla, siamo in piazza San Silvestro, una grande partecipazione, sì. L'orgoglio di ribellarsi, di rivendicare i propri diritti. Siamo l'ultima frontiera che sarà insuperabile per loro. Diamo il benvenuto a Riccardo Cristello, lavoratore licenziato con la gravissima colpa di aver commentato una fiction televisiva. Francesco Staccioli dell'esecutivo nazionale USB, una manifestazione che ha questo significato: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro, la dignità vengono negati nell'assoluto silenzio delle istituzioni. Siamo a due passi da Palazzo Chigi, a due passi da Montecitorio, siamo appunto qui in piazza San Silvestro, le istituzioni tacciono. Allora, al momento a noi sembra che queste istituzioni si stiano trovando in fortissimo imbarazzo rispetto alla questione del lavoro, a chi lo difende, a chi subisce licenziamenti ingiustificati, a chi subisce ristrutturazioni che sono drammatiche. Noi dobbiamo rimettere il tema del lavoro al centro dell'agenda di questo paese, non dico di questo governo, ma di questo paese, e difenderlo con le unghie e coi denti e creare quell'occupazione e quel lavoro che serve ai nostri figli, che rischiano di trovare un deserto tra qualche. Tante crisi che si susseguono e si espandono su tutta la penisola. Napoli, Piombino, Taranto, il dramma dell'Alitalia, una insufficienza delle azioni di governo, perché sono situazioni incancrenite negli anni. Il problema è che noi non si è mai fatto una scelta di soluzione politica delle crisi. Io lancio una provocazione: questo paese ha iniziato il declino da quando, in accordo con l'Europa, abbiamo cominciato a smantellare l'IRI. Da lì è partita un declino del paese, a nostro avviso. Probabilmente serve un grande
progetto industriale, il rilancio degli investimenti pubblici, la nazionalizzazione delle aziende strategiche. Questo rilancio. In quell'occasione, quando mi è arrivato il post, ho pensato così di girarlo ai miei amici più intimi, che erano scarsi 400. Oggi forse siete 50 milioni e vi ringrazio tutti per essere qui e per avermi sostenuto e continuare questa lotta contro questa discriminazione sul posto di lavoro. Purtroppo è toccato a me, lo so, me ne sono fatto carico, molti mi avevano consigliato anche di lasciar stare o di chiedere le famose scuse che mi hanno chiesto di fare. Io ho detto in altre occasioni si scusa chi sbaglia. Bravo! E non è un sentimento disumano. Ammettere i propri errori non è sbagliato, è giusto, è corretto, ma devi fare degli errori. Io non ho fatto nessun errore e neanche voi avete fatto degli errori. Gli errori li fanno altre persone che in questo momento forse spero che ci stiano ascoltando, me e per tutti voi altri, e facciano qualcosa per noi, per il nostro lavoro, perché senza il lavoro si perde la dignità. Il lavoratore ha bisogno, cioè l'uomo ha bisogno di lavorare, necessita, l'ha ripetuto prima che il primo articolo della Costituzione della nostra Repubblica. Sicuramente, lavoro in sicurezza e in quant'altro. Noi dell'ILVA purtroppo ne conosciamo anche le conseguenze della sicurezza, ci sono incidenti purtroppo che avvengono. Poi dipende anche da noi. Comunque, cosa dire? Sono qui per voi, in solidarietà a voi, come voi avete fatto a me. Grazie Riccardo, tu sei uno di noi e noi siamo insieme a te. Riccardo, uno di voi, recita la scritta sulla maglietta. Perché la vicenda di Riccardo Cristello, il dipendente di ArcelorMittal, che viene licenziato per aver soltanto condiviso un post che pubblicizza la fiction Svegliati amore mio e che non fa altro che ribadire il diritto alla vita. Il diritto alla vita spesso schiacciato, molto spesso, troppo spesso, anche nei confronti dei bambini. Riccardo, hai detto una cosa molto bella: l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, e hai anche detto nel tuo intervento: io sono solidale con chi è solidale con me. Questa mattina qui in piazza San Silvestro ci sono tanti drammi lavorativi, il tuo dramma è il dramma di altri, è giusto unire le forze. Certo, l'ho sempre detto, perché l'unione comunque fa la forza e tutti insieme potremmo ottenere dei risultati e far smuovere un po' le coscienze di qualcuno che decide per noi. Quindi essere singoli da soli sicuramente non saremmo stati mai ascoltati. Spero che questa piazza, con la presenza di tutte queste persone, domani possa essere ancora più piena, in modo che tutti i lavoratori vengano insieme a noi a manifestare contro le ingiustizie che subiscono i lavoratori d'Italia. Hai avuto la coerenza di non piegarti. In 4 e 48, in un'ora, tranquillamente saresti stato reintegrato se avessi chiesto scusa, ma tu giustamente dici: io non devo chiedere scusa a nessuno perché non ho detto niente di male, non ho fatto niente di male. Chiede scusa solo chi sbaglia. Sì, ti confermo, è così. Chi sbaglia è giusto che chieda scusa, perché non c'è niente di male a chiedere scusa e a tornare sui propri passi. Ma chi non sbaglia, perché deve chiedere scusa? Cioè io dovrei chiedere scusa perché sono stato licenziato, devo chiedere scusa perché ho denunciato il fatto di essere stato denunciato, e devo chiedere scusa a tutta questa gente che ha appoggiato la mia causa del licenziamento. Secondo me è assurdo che io debba fare una cosa del genere, che mi venga chiesto di fare una cosa del genere. La tua emozione questa mattina? Comandante Giorgio. Grande emozione, anche oggi. Penso che si veda già dall'espressione del mio volto. Per tutta questa solidarietà non fa altro che accrescere in me la voglia di uscirne vincitore. E ringrazio tutti per questo. Riccardo, uno di noi, Riccardo, uno di voi. Non chiediamo e non vogliamo privilegi. Noi vogliamo dimostrare e siamo in grado che all'Italia può sopravvivere da sola, può vivere da sola, può rilanciarsi da sola e che esiste un'alternativa. Il comandante Franco Zorzo,
all'Italia. Lei nel suo intervento ha detto a chiare lettere, ha urlato giustamente: non vogliamo contributi, non vogliamo mance, vogliamo uno stipendio dignitoso, il nostro stipendio. E la domanda alla politica, ma anche al giornalismo d'inchiesta, ammesso che ci sia, è questa: dove sono finiti i miliardi di Alitalia? E per converso invece i lavoratori, i dipendenti di Alitalia sono stati affamati. Sì, il problema è proprio questo. Noi non vogliamo, non capiamo, non vogliamo capire perché la politica non voglia indagare. Abbiamo anche lanciato oggi la proposta di una commissione di inchiesta e di indagine parlamentare per capire come mai una compagnia che è dimostrato da esperti di trasporto aereo può autofinanziarsi, può stare sul mercato, in realtà abbia perso miliardi di euro di tutti i contribuenti, perché noi oltre a sentirci lavoratori di Alitalia ci sentiamo anche contribuenti e quindi capiamo tutta quella rabbia che alcune volte grazie a una disinformazione i cittadini dimostrano nei confronti della compagnia di bandiera Alitalia. Noi vogliamo giustizia, vogliamo che ci sia una società efficiente, l'Alitalia può stare sul mercato e non capiamo perché non si voglia agire in tal senso. Può stare sul mercato, è dimostrato che il costo del lavoro è inferiore addirittura alle altre compagnie, addirittura alle low cost. E allora perché non si vuole reinvestire su Alitalia dando la possibilità di continuare a esistere? Il senatore Gregorio De Falco, noi veniamo da Taranto e viviamo il dramma dell'ex Ilva. Tante promesse, una nuova governance, una new governance come si suol dire, che però puzza di antico, con un governo appiattito ancora una volta su ArcelorMittal, che sembra davvero il padrone delle ferriere. Uno Stato non può piegarsi dinanzi a un privato, dinanzi a una multinazionale che peraltro si è macchiata di vari crimini e internazionali e tuttora nella gestione dell'ex Ilva. Io sono d'accordo sul fatto che lo Stato abbia il dovere, nel momento in cui tra l'altro spende enormi risorse pubbliche, di non rimanere in minoranza nella gestione dell'azienda, perché attraverso Arcuri lo Stato si è preso il 50% non della società ma dei debiti di mantenimento del posto di lavoro e debiti di mantenimento della produzione. Allora la ArcelorMittal in realtà ha avuto anche una sorta di vero e proprio finanziamento pubblico per continuare nella sua opera, che è un'opera di dismissione. Allora ArcelorMittal e lo Stato stanno agendo da complici attraverso Invitalia e Arcuri. La grande delusione è la mancanza di discontinuità tra questo governo e quello che l'ha preceduto in alcuni settori, tra cui Alitalia e Ilva. Michele Altamura, coordinatore USB lavoratori ex Ilva in AS. Una categoria, un folto numero di lavoratori, 1.700-1.800 mi pare, dimenticati. Anche questa è dignità del lavoro negata. Beh, dal 2018, da fine ottobre, siamo dimenticati da tutti quanti, però noi come USB rimarchiamo sempre la nostra avvertenza e ci saremo sempre a lottare per riprenderci il nostro lavoro e soprattutto la nostra dignità. Oggi siamo qui a Roma per dare solidarietà a tutti i lavoratori, compreso anche Riccardo, e soprattutto anche per noi che vogliamo vivere in una città senza inquinamento e soprattutto con un'azienda nuova. Che garantisca la sicurezza, perché i primi a pagare siete voi dipendenti. Gli incidenti rilevanti nello stabilimento si susseguono un giorno sì e l'altro pure. Da come già sappiamo, questa azienda
è un'azienda fantasma, un'azienda dove non cura la sicurezza di tutti i lavoratori. La manutenzione ordinaria assente. Zero, ma non da ieri, sono anni che questa azienda va avanti, non so con che forza, e soprattutto tutti i colleghi, gli amici che stanno lì, che lavorano in condizioni pietosissime. Luigi, purtroppo è un'azienda che secondo me se ne può andare tranquillamente da Taranto anche domani stesso. Vuole tornare nelle vecchie logiche del profitto padronale, a cui si vuole mettere a soggettazione i posti di lavoro e il sacrificio delle condizioni lavorative, perché ci sono gli interessi delle multinazionali che devono essere difesi, interessi che devono venire prima dei posti di lavoro, prima della salute e della sicurezza, prima della professionalità. Se state assieme ai lavoratori di questo paese o se state dalla parte delle banche, delle multinazionali e del padronato italiano che oggi sta affossando. Sascha Colautti, USB Industria, nel suo intervento ha evidenziato il fatto che ci sono 150 tavoli, evidentemente di promesse, una politica che non dà risposta. Chi ci governa gioca evidentemente sugli equivoci, sguazza nell'ambiguità. E lei ha detto chiaramente, la classe politica ci deve dire da che parte sta, se dalla parte dei lavoratori o delle multinazionali o dalla parte dei padronati. Esattamente così, le politiche industriali di questo paese oggi non ci sono. Non ci sono e si sceglie di dare risposta solo a quelle che sono le logiche delle imprese. Lo stiamo vedendo nei maggiori tavoli di crisi industriale aperti, come l'Ilva di Taranto, come Piombino, dove non si riesce a guardare oltre la fabbrica, oltre l'impresa, oltre l'azienda. Non si danno risposte né alla cittadinanza né ai lavoratori. Le logiche sono sempre le logiche del profitto, che si antepongono agli interessi di cittadini e lavoratori, della loro salute e dei loro posti di lavoro. È chiaro che questa piazza oggi si mette in contrapposizione a quello che è lo stato dell'arte di un governo, l'ennesimo, che non riesce a dare risposte sulle pianificazioni industriali e su un intervento dello Stato che deve essere preciso sulle politiche industriali di questo paese. Noi viviamo il dramma di Taranto e abbiamo visto cosa è successo a Riccardo Cristello. La libertà di parola soffocata, ora anche con la complicità dello Stato, perché ArcelorMittal non lo reintegra, ma ora con la nuova governance lo Stato in Vitalia è partner di ArcelorMittal e non può fare finta di non sentire, a meno che non sia approvato l'assunto che il governo italiano, lo Stato italiano è appiattito e piegato sulle multinazionali. La vicenda di Riccardo è emblematica non solo perché oggi si mettono in dubbio delle libertà costituzionali su cui intanto il governo italiano dovrebbe rispondere. Attorno a Riccardo ovviamente si concentra una partita che per noi è molto più ampia. C'è ovviamente la necessità che Riccardo rientri in fabbrica, ma ce n'è la necessità di far sì che il governo non sia assoggettato a tal punto alla multinazionale, all'azienda, a tal punto da non riuscire a determinare un punto di avanzamento nel confronto per far tornare Riccardo in fabbrica. E la rappresentazione plastica di quello di cui si sta parlando oggi, che oggi c'è un governo che non è più autonomo alle politiche europee e che non è più autonomo rispetto alle scelte delle aziende e delle multinazionali in questo paese. Giancarlo Marcialis dell'esecutivo nazionale, della struttura nazionale di USB per quanto riguarda l'Italia. Beh, qui come dire ci spostiamo dal dramma dell'ex Ilva al dramma dell'Alitalia, uno Stato che non riesce a dare risposte, i miliardi di Alitalia che sono evaporati e i governi che si sono succeduti e non hanno saputo dare risposta ad Alitalia. Alitalia viene considerata evidentemente un carrozzone, una mucca soltanto da mungere.
Sì, questa è la rappresentazione che si cerca di dare, diciamo, del trasporto aereo, in particolar modo di Alitalia. Io faccio presente che le compagnie di bandiera sono un patrimonio indiscusso delle maggiori potenze economiche europee e credo che questo non sia un capriccio della Francia, della Germania e di altri paesi che sono dominanti a livello economico europeo, perché una compagnia aerea è il veicolo attraverso il quale è la porta d'ingresso del turismo, è la, diciamo, distribuzione dei turisti che provengono dal mondo in un territorio piuttosto che in un altro. Oggi noi siamo in una situazione in cui l'Alitalia è sull'orlo del baratro, anzi è proprio quasi già caduta nel baratro. E a noi che cosa chiediamo al governo? Chiediamo che in una situazione di pandemia, e cioè di distruzione del lavoro dovuta a questa pandemia, il governo possa e debba, noi crediamo che possa e debba investire sul trasporto aereo. Quelle che sono state le cause per cui l'Alitalia in questi anni non è stata adeguatamente sul mercato sono note, in tutte le analisi sono andate a finire su tutte le pagine dei giornali, tutti sanno che l'Italia ha pagato gli affitti dell'aeroplano 3 volte quelli che pagavano gli altri, che ha pagato spese per il carburante notevoli e mi sembra che ci siano stati diversi amministratori delegati rinviati a giudizio e già passati in giudicato, quelli che governavano prima del 2008, quelli che hanno avuto in mano l'azienda nell'epoca di Adde, per cui è già aperto un processo. Quindi, diciamo, i problemi che ha l'Italia sono noti, addirittura la magistratura. Noi siamo gente che lavora, abbiamo sempre lavorato e abbiamo l'ambizione di continuare a lavorare. Per cui a questo punto il governo non può dare vita a una mini compagnia di 40 macchine, questo significherebbe regalare l'industria del trasporto aereo a stati esteri, questo significherebbe regalare tassazione, retribuzioni a stati esteri, questo significherebbe provocare dopo la pandemia la carestia. Emidia Papi dell'esecutivo nazionale USB, è bello vedere i lavoratori in piazza per rivendicare i propri diritti. Lavoratori in carne ed ossa che ci mettono la faccia, non leoni da tastiera. Sì, assolutamente. Oggi qua l'Alitalia soprattutto, perché è la più prossima ad avere praticamente dichiarato un fallimento che non dovrebbe essere tale. E a Fiumicino ci sono 43 aziende statali che atterrano e operano, non si capisce perché l'Alitalia deve essere mandata al macero. Allora, qui ci sono oltre ai lavoratori di Alitalia e ai lavoratori dell'Ilva, con anche Riccardo Cristelli che non dimentichiamo mai. Tutti e due sono qui per un intervento dello Stato in economia, che è l'unico che può difendere le industrie strategiche. E l'industria della mobilità, sia per il turismo che per il resto, e l'industria dell'acciaio sono strategici. Noi rivendichiamo un intervento del governo che sia a salvaguardia dell'interesse dei lavoratori tutti e dei cittadini, ma anche, diciamo, di noi utenti, insomma, no? Per cui vogliamo che ci sia questo intervento statale. Draghi non se la può, come si dice, nascondere dietro l'Europa. L'Europa ha finanziato con 11 miliardi Air France, ha finanziato Lufthansa che stavano anche loro con i debiti, quindi non si capisce. Questa Europa è contro anche il volere di tutti i lavoratori, quindi noi oggi siamo qui a manifestare e non ci fermeremo né per l'Ilva e né per l'Italia. Marco Benevento dell'esecutivo nazionale USB. I lavoratori non piegano la testa. Sì, i lavoratori non piegano la testa perché sono consapevoli che il futuro è nelle loro mani, nella capacità di saper costruire mobilitazione, saper influenzare anche al di fuori dei propri posti di lavoro, perché il tema del salario, il tema della giustizia sociale, il tema della distribuzione della ricchezza, ossia del diritto ad avere insieme al posto di lavoro la sanità, il diritto all'istruzione, sono delle cose che partono dai lavoratori ma coinvolgono le persone in carne ed ossa in ogni situazione. So benissimo che a Taranto, per esempio, la questione dell'ambiente si lega alla questione della sanità,
alla riconversione, alla gestione del territorio, e queste sono cose che sono partite dall'interno della fabbrica, in cui i lavoratori hanno messo in gioco se stessi e hanno dichiarato: noi vogliamo lavorare in un ambiente che dia dignità, che dia rispetto della salute, non solo per noi ma anche per il territorio. E forse è stato proprio questo che ha dato fastidio alla Morselli e a quanti nel governo, nelle compagini politiche, vogliano lasciar mano libera alle multinazionali. Ed ora terminati gli interventi in piazza San Silvestro, ecco il corteo che si dipana lungo alcune vie cittadine per arrivare verso i palazzi del potere. Ma dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché inizialmente non era stato concesso, non era stato consentito lo snodarsi del corteo, vi era stato un blocco della polizia, e vedete anche i momenti di tensione con una carica da parte della polizia nei confronti dei manifestanti. Certamente un episodio da condannare, perché i manifestanti volevano solo esprimere il loro diritto al lavoro, e deve essere riconosciuta loro la libertà appunto di esprimersi e di protestare. Ma dopo una vediamo intanto le immagini appunto di questi scontri. Bene, sono trascorse circa due ore e il corteo, dopo lunghe pressioni e trattative, tra virgolette, può finalmente avere luogo. Il corteo si sta snodando per alcune vie storiche centrali di Roma e c'è la rappresentanza di USB Taranto, un momento importante. Taranto, come detto e ridetto più volte, vive numerosi drammi non solo occupazionali ma anche ambientali. Certo, noi oggi abbiamo voluto portare qui la nostra voce per l'ennesima volta dichiarare al governo che noi non ci stiamo a tutte queste, chiamiamole così, sbadataggini che sono state prese per 20 anni, 30 anni, 40 anni da tutti i governi italiani per la situazione Ilva, la situazione inquinamento, la situazione fabbrica, e noi non ci stiamo più a questa cosa. Quindi vogliamo portare il nostro appoggio anche a questa manifestazione con l'Italia. Un altro rappresentante di USB Taranto.
Salve, buonasera, dimmi. Ecco, dicevo, il coraggio di manifestare, ci sono stati dei momenti di tensione perché veniva impedito a dei semplici cittadini, a dei semplici lavoratori, a degli umili padri di famiglia di poter manifestare in modo assolutamente pacifico, ma una volta superato questo blocco da parte della polizia, ora il corteo può svolgersi serenamente. Sì, ci sono stati attimi di tensione in piazza San Silvestro quando chiedevamo alle autorità di intraprendere un dialogo almeno con qualche governatore, qualcuno del governo italiano, ci veniva impedito, la polizia ha iniziato a caricare, ci sono stati attimi di tensione. Però ora diciamo che il diritto alla libertà, a manifestare liberamente il proprio pensiero è stato, grazie al cielo, ripristinato e ora vedete, io lo dico con soddisfazione, Roma e l'Italia sono dei lavoratori, devono essere dei lavoratori, un paese che soffre, un paese a cui viene spesso tolto anche il diritto di manifestare. Manifestare poi per cosa? Per un diritto sancito dalla Costituzione che si chiama diritto al lavoro. Ma io sono convinto che alla fine, al di là dell'indifferenza di chi ci governa, la lotta alla fine paga sempre. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB, un po' le conclusioni di questa giornata, una Italia unita. Il rammarico però che non siano state presenti altre forze sindacali. Questa oramai, come dire, è la canzone che ci sono da tanti anni in Italia. C'è un sindacato divisivo che tende purtroppo, come dire, a assecondare le scelte scellerate da parte dei vari governi. Scellerate non lo dico, come dire, col senno di poi, ma lo diciamo con fatti acclarati. La storia dell'Italia è iniziata nella prima metà degli anni 2000, oggi siamo nel 2021, sono passati più di 15 anni, la condizione è peggiorata rispetto a prima, malgrado lo Stato abbia versato nelle casse dei privati miliardi di euro per salvare, fra virgolette, all'Italia, in realtà hanno prodotto solamente licenziamenti, minore occupazione, è una società che in questo momento, come dire, è sull'orlo del baratro. Idem su Ilva, dicasi su Ilva. Su Ilva, come ho già detto prima, c'è anche però il tema centrale, il tema della salute. Il ricatto perenne in un territorio come Taranto, per cui lavori all'Ilva, devi essere cosciente, come dire, che a causa dell'inquinamento che produce quella fabbrica ti puoi ammalare tu, si possono ammalare i tuoi familiari, si ammalano anche i cittadini. Anzi, vorrei ricordare oggi, perché per noi è una giornata dolce amara oggi, dolce per la grande risposta della manifestazione, amara perché ci ha lasciato Antonio Massano, che è stato un fedelissimo iscritto USB dal primo giorno in cui questa organizzazione è nata. Uno di quelle persone, come dire, che non si è resa, che è stata colpita purtroppo dal male del secolo e ha lasciato, come dire, una famiglia in un'età, tra l'altro, come dire, in cui non si può morire, lo dico in tutta onestà. Credo che il primo problema che dobbiamo scardinare a Taranto è questo. Non è un caso che noi ci siamo dichiaratamente, come dire, schierati dalla parte di coloro che continuano a dire che quella fabbrica non sta, come dire, producendo nulla di positivo, produce solamente morte, inquinamento e malattie sulla città, e il governo ha l'obbligo di intervenire a tutela dei diritti costituzionali affinché, come dire, si mettano nelle condizioni i tarantini di non ammalarsi più. Oggi purtroppo, come dire, l'ennesima situazione assurda con il compagno che ci rimette la vita e dall'altro lato il governo che si appresta a varare un piano con una multinazionale, tra l'altro, che fino adesso non ha rispettato nulla di quello che ha sottoscritto, che è pronta a incassare i 400 milioni probabilmente che farà sparire nel giro di qualche mese. Quindi una politica diversa, una politica coraggiosa che prenda a cuore le sorti della salute della città di Taranto. E al termine di questo corteo rieccoci in
Piazza San Silvestro. Che dire, una manifestazione bella, molto partecipata, molto sentita. Davvero bello vedere tanti lavoratori, tante lavoratrici, tanti padri e madri di famiglia che hanno avuto il coraggio di rivendicare il proprio diritto ad una esistenza dignitosa attraverso un lavoro altrettanto dignitoso. Da Roma, Piazza San Silvestro, è tutto. Alla prossima puntata di Speciale Polifemo.